Amici carissimi del Tino Carogati, come state? Io sto invecchiando a rotta di collo, ma insomma cerco di tirare avanti. Comunque, tra una disgrazia e l'altra, benvenuti a questa 25esima pillola del Tino. Avete visto dalla miniatura che oggi voglio parlare delle dominanti secondarie. Premetto che non è un argomento, diciamo che... Se un musicista non conosce, guai ha finito lì di suonare, no. È un argomento di carattere logicamente armonico, che è bene conoscere, perché secondo me più cose si sanno e più la nostra cultura musicale si arricchisce e probabilmente ci aiuta anche a suonare qualcosa di più e in modo migliore. Dunque allora, partiamo da un concetto che ho già espresso tante volte, ma che soprattutto espresse quel battacchione del mio cugino John, da Dallas, in Texas, col quale ho fatto recentemente un B-tutorial, dove lui suonava la chitarra. Gliel'ho fatto fare, le minga bonde suonano la chitarra, però cioè, gliel'ho fatto fare perché... E il John vi ha fatto però una lezione che era intitolata La Grande Famiglia qualche tempo fa, una lezione secondo me di fondamentale importanza. Infatti gliel'ho fatta fare a lui per dare un po' di così, un po' di per tirare un po' si dimorare a un periodo che era un po' giù. Ciao John, fallati questa lezione qua, falla te, che così ti tiri un po' su la cappella, come diciamo noi a Milano. E allora lui vi ha spiegato in quella lezione il fatto che noi possiamo considerare veramente tutti gli accordi come una grande famiglia, e come in tutte le famiglie ci sono rapporti di parentela diversi. John vi spiegò che dagli accordi armonizzati sulla scala, su una scala maggiore, al solito noi prendiamo il Do per comodità, che poi sono, no, li andiamo a vedere per l'ennesima volta, ma sono il Do maggiore, il Re minore, il Mi minore, il Fa maggiore, il Sol maggiore, il La minore e il Si minore con la quinta diminuita. Questi sono gli accordi che appunto rientrano completamente nel discorso tonale del Do, o ripeto di qualsiasi altra scala, e sono quelli che poi alla fine più usualmente si trovano in un brano, perché sono veramente legati a doppio filo con la tonalità di base, che è appunto il Do. Ma come ho anche avuto modo di dire più volte, forse l'ha detto anche il John quella volta lì, noi in un brano possiamo trovare qualsiasi tipo di accordo, minore, maggiore, diminuito, undicesimo, quello che volete voi, e soprattutto, al di là della tipologia dell'accordo, può essere un accordo la cui tonica è una delle 12 note, nel senso che noi siamo in Do, ma possiamo andare tranquillamente a incontrare accordi apparentemente lontani, anzi senza apparentemente, perché un Fa diesis, un La bemolle, maggiore o minore, come si vogliono vedere, e sono comunque accordi distanti dal Do. Perché? Perché presentano alterazioni svariate in alcuni casi, fino ad arrivare al Do diesis che ne ha 7, no? Lo sappiamo tutti, piuttosto che il Do bemolle che ne ha 7 pure lui. E quindi gioco forza sono tonalità, accordi distanti, ma ad ogni modo noi li possiamo incontrare tranquillamente in un brano che è in tonalità di Do maggiore. Proprio perché in una canzone, in un brano, possono avvenire delle modulazioni. Anche di questo ho fatto una lezione, che possono essere transitorie oppure permanenti, ma che spostano il centro tonale, cioè dal Do si va in Mi bemolle, dal Do si va in Re, in Do diesis, una cosa assolutamente
usuale trovare, no, una modulazione di questo genere, lo si fa per arricchire il brano, per renderlo meno monotono. Ora, ci sono però degli accordi che senza dubbio hanno una parentela più stretta con il Do, non tanto stretta come quelli che vi ho mostrato, no? Armonizzati sulla scala di Do, ma che certamente incontriamo, e direi quasi inevitabilmente, per esempio in un brano in Do maggiore. Nel senso, io sono in Do maggiore, questa armonia assolutamente estemporanea e inventata dal Tini in questo momento vi ha fatto vedere, no, alcune sequenze armoniche proprio tutte giocate sugli accordi armonizzati sulla scala di Do maggiore. Quindi io sono andato in La minore, sono andato in Mi minore, in Re minore, in Sol, non mi ricordo, ma anche in Fa, comunque voglio dire, ma io tranquillamente in un brano che è in Do maggiore posso tranquillamente posso trovare degli accordi che diversi da quelli che armonizzati sulla scala. Io adesso ho suonato per esempio un Mi maggiore, settimo, che naturalmente mi ha portato in La minore, perché è la sua risoluzione naturale. Avrebbe potuto anche portarmi in La maggiore, magari su La maggiore settima, il quale a sua volta mi avrebbe portato a Re minore. Ma io ho suonato anche, sì, forse un La maggiore proprio. Ma nulla vieta che io possa trovare anche un Re maggiore, che poi mi porta al Sol. E quando incontriamo uno di un Si, per esempio, adesso sono partito da un Si. Praticamente un circolo di quinte alla fine, o di quarte, che dir si voglia, nel senso che sono partito dal Si, che un Si settima che ha la sua naturale risoluzione sul Mi, il quale anche lui l'ho reso settima, maggiore settima, e lui mi porta al La, il La settima mi porta al Re settima, il quale mi porta al Do, e il Do settima al Do. Potrei mettere una settima minore anche al Do, cioè renderlo settima di dominante, e il Do mi porta al Fa. Ecco, tutta questa serie di settime che vanno a risolvere su accordi o armonizzati sulla scala, e quindi minori o maggiori, ma anche su accordi che sono minori nell'armonizzazione tipo il Mi, ma che possono essere tranquillamente maggiori a loro volta, nel senso che io sono un Si, suono un Si, posso andare su un Mi minore ma anche su un Mi maggiore. E non è che io quando suono questi accordi ho modulato, è possibile certamente questo, nel senso che io sono in Do, suono un Re maggiore e vado in Sol. Questo Sol lo rendo settima e torno in Do. Non si può parlare ovviamente di una modulazione, perché ho inserito un accordo che non è fra quelli armonizzati. Ma potrebbe anche accadere questo. Cioè io vado sul Sol maggiore e poi, per esempio,
tra gli altri posso suonare un si minore. Questo mi mette subito in allarme, dovrebbe farmi accendere la lampadina e dire: come mai è il si minore? Il si minore non fa parte degli accordi armonizzati sul do, perché è il si semidiminuito che ne fa parte. Il si minore fa proprio parte invece degli accordi armonizzati sulla scala di sol. Vuol dire che in questo caso abbiamo modulato. Cioè io ho utilizzato il mio re settima per andare in sol e sviluppare un certo discorso, perché altrimenti non possiamo dire di avere modulato. No, se io vado in sol e poi metto una settima e torno in do, io non ho fatto nessun tipo di modulazione. Viceversa, se io suono un re settima, vado in sol e qui sviluppo un discorso più o meno intenso, più o meno lungo, che contempla appunto accordi che risultano dall'armonizzazione della sua scala, ecco che vuol dire che io ho proceduto ad una modulazione. Poi è chiaro che dal sol per tornare in do è un attimo, perché basta mettere la settima e noi torniamo al nostro do di partenza. Mentre andare in altre tonalità fa una lezione anche su questo, nel senso che modulare è facile, tornare indietro un po' meno. Ma torniamo a questi nostri accordi, quindi, che poi alla fine non sono molti, perché parliamo del re maggiore, settima, del mi settima, della settima, del si settima e del do settima. Perché anche il do, voglio dire, è uno degli accordi. Li troviamo una volta armonizzati questi accordi nella forma maggiore, il do, ma il re è minore, il mi è minore, il fa è maggiore, l'abbiamo detto, il sol è maggiore, ma il la è minore. Ma non è infrequente trovare un la settima, pur essendo in tonalità di do. Così come è possibile, magari con meno frequenza, trovare un si settima. Tutti questi accordi, ebbene, sono proprio chiamati dominanti secondarie. Secondarie perché la dominante primaria di una tonalità, che è detta anche cadenza perfetta, questo l'abbiamo visto nella lezione dedicata alle cadenze, la dominante perfetta, primaria, scusate, è nel caso di do la sua dominante, cioè il sol. Se io suono un sol, settima, e poi un do, ecco, oltre ad aver creato una cadenza perfetta, questo sol è da considerarsi come una dominante primaria. Mentre tutti gli altri accordi, appunto il re maggiore settima che mi porta al sol, il mi maggiore settima che mi porta al la minore ma anche maggiore, il la maggiore appunto stesso, e il si, nonché il do, appunto, sono detti dominanti secondarie. Ecco, sono un po', come dire, degli accordi che vengono usati, innanzitutto per togliersi anche dalla monotonia che gli accordi armonizzati sulla scala creano, no? Perché alla fine sono ma neanche sette, perché il si semidiminuito lo si incontra abbastanza di raro, alla fine sono sei, no? Quindi per uscire da questa monotonia, ecco che subentrano questi accordi, parenti, cugini degli accordi armonizzati, e che servono per appunto rendere meno monotono il brano e per dare anche un senso proprio a certi movimenti. Io sono in re minore, devo andare in sol, posso anche, non solamente, mettere un re settima, andare in sol e poi da qui non è detto che io debba andare per forza in do, per esempio vado in sol, per esempio vado in la minore dopo un sol, intendo, così come un mi mi porta a un la minore, ma come già detto potrebbe anche essere un la minore che mi porta al re minore. Da qui il mio sbrano va avanti a svilupparsi in tutti i modi, ma questo là mi potrebbe portare a un re maggiore, settima,
il quale a questo punto mi porta sul Sol. Quindi capite bene che, essendo il Sol la quinta di Do, il Re è la quinta di Sol, no? Nella scala di Sol, il Re è la sua quinta. Capite altrettanto bene che il La è la quinta di Re. E così procedendo, il Mi è la quinta di La e il Si è la quinta di Mi. Quindi possiamo anche dire tranquillamente che il Re è il quinto del quinto. Appunto perché è la dominante del Sol che è dominante di Do. Così come possiamo dire che il La è il quinto del quinto del quinto. Così a catena possiamo, partendo dal Si, dire che è il quinto del quinto del quinto del quinto del quinto, ma adesso senza esagerare. Però sono nomenclature che nell'armonia si usano. Quindi noi possiamo anche trovare, lo troviamo molto spesso, lo stesso Do che diventa settima e ci porta al Fa. Fa è uno degli accordi armonizzati sulla scala e va benissimo. Quello che invece più raramente si trova, e se lo si trova deve avere una sua spiegazione, ma come tutti gli accordi ce l'hanno, è il Fa. Però nel momento in cui io suono un Fa settima, questo Fa settima mi porta a Si bemolle, che non è un accordo armonizzato sulla scala, perché va bene, anche il Re mi può portare al Sol minore, che non è un accordo armonizzato sulla scala, ma capite bene che passare dal Sol minore al Sol maggiore, poi un attimo per ritornare al nostro Do. Una volta invece che noi abbiamo reso settima di dominante il Fa e andiamo in Si bemolle, il Si bemolle comincia ad essere una tonalità, per così dire, impegnativa, nel senso che deve avere una sua logica, e il Si bemolle sta a sottintendere che sicuramente è avvenuta una modulazione, proprio perché è un accordo, un'armonia lontana dal Do, proprio non tanto fisicamente perché di stontono, ma proprio è lontana armonicamente dal Do. Il Si bemolle ha due bemolli, lo sappiamo, quindi non può essere considerata una tonalità vicina, perché sapete che le tonalità vicine nel caso del Do sono il Fa e il Sol, perché differenziano dal Sol solamente di una alterazione. Il Si bemolle ne ha due, quindi il discorso è diverso, così come può essere diverso per tutti gli altri accordi. Anche il Re stesso ha due diesis, no? Ma mentre il Re poi settimo mi porta al Sol, il Si bemolle, non parliamone, se diventa settima, mi porta al Mi bemolle, ancora più lontano. Quando allora può essere che incontriamo tra gli altri accordi anche il Fa con la settima? Ma abbastanza usualmente, perché soprattutto non necessariamente in un brano blues, ma in un brano che in quel momento vuole avere un sapore blues. Per esempio, mi sta venendo in mente: gloria nell'alto dei cieli, ma non c'è pace qua giù, non è questione di peli, sei proprio un angelo tu che accendi un diavolo in me. Questa è di zucca, no? C'ha il do settima, che logicamente porta al Fa, ma proprio perché vuole essere un brano, e lo è, blueseggiante, occorre che ci sia questo... Questo Fa alterato anche lui, nel senso che deve essere settima di dominante anche lui, avere cioè la settima minore, il Mi bemolle, che dovrebbe portare al Si bemolle, ma invece, proprio per rispettare quella che è il canone più classico del blues, invece il Fa ci riporta al Do.
Cos'altro si può dire su queste dominanti secondarie? Ecco, come l'ho detto all'inizio, cioè se uno non sa che questo mi si chiama dominante secondaria se siamo in do maggiore, perché ci porta là, capite bene che non succede niente, no? Cioè, l'importante è uno che lo suoni in mi, lo suoni bene, lo suoni giusto, d'accordo, però credo che siano comunque nozioni da conoscere per avere una visione più completa di quello che è l'armonia, questo mondo sempre così affascinante. Bene amici carissimi, spero di essere stato sufficientemente chiaro, altrimenti mandatemi un piccione viaggiatore con scritto Tino le mei che te si ritiret, per traduzione per i non meneghini, Tino basta, mo smettila lì di fare l'insegnante. E altrimenti, ok, ci si rivede alla prossima pillola, alla prossima lezione, al prossimo tutorial, non lo so. Va bene, amici carissimi, è tutto per questa 25esima pillola del Tino Carugati. Un bacio e un abbraccio a tutti.